in quest'area vengono ricevute le materie prime e al momento stesso in cui entrano dal cancello d'ingresso vengono subito etichettate con un numero di lotto e con una quantitativa, subendo un primo esame qualitativo, in quanto questa azienda è certificata in vari modi. Per esempio, siamo dotati della certificazione ISO 9001, la certificazione bio, la certificazione kosher e a seguire anche un'altra serie di certificazioni che danno comunque una peculiarità di qualità ai nostri prodotti. Sostanzialmente noi diciamo che la maggior parte delle materie prime che vengono da noi utilizzate possono essere sia direttamente così come natura le crea, quindi dalla pianta, dalla produzione, direttamente vengono completamente trasformate fino al prodotto finito, e cioè l'estratto nutraceutico per cui noi siamo specializzati, oppure possono essere dei derivati di produzione di altre aziende, come nella fattispecie il bergamotto, anche se non tutto, perché da qualche anno anche qui stiamo trasformando il frutto proprio di per sé, il frutto integro con l'estrazione degli oli essenziali e tutto il resto, fino agli integratori alimentari. Però diciamo che per quanto riguarda il bergamotto, oltre il 90% della produzione che noi riceviamo è ottenuta da, tra virgolette, sottoprodotti, o per meglio dire prodotti secondari di altre aziende, che dopo aver estratto l'olio essenziale fanno pervenire a noi con i loro scarti di produzione per poter essere successivamente avviati in questo impianto alla produzione dei nostri estratti nella fattispecie di bergamotto. Allora, diciamo che originariamente il periodo si limitava a quello del bergamotto, che cominciava ai primi di novembre e durava per tutto febbraio. Ora però con le nuove produzioni, quindi carciofo, mela ed altri prodotti, si estende fino a quasi tutto l'anno, nel senso che fino a giugno noi procediamo con la lavorazione di merce stoccato, comunque con prodotti diversi dal bergamotto. Ma diciamo che difficoltà vere e proprie non è che ce ne siano, nel senso che comunque ogni fase di produzione passa per uno sviluppo che chiaramente comporta nella fase iniziale una serie di problemi di razionalizzazione, ma una volta che il processo è messo comunque in moto e che vengono curati i punti critici, diciamo che il processo si avvia normalmente senza grossi problemi. Sicuramente una grande attenzione va data all'aspetto qualitativo, perché proprio per la tipologia di azienda è essenziale una completa tracciabilità, un controllo qualitativo step by step del prodotto, che a volte viene un po' reso problematico dalla grande intensità di mole di lavoro, soprattutto per quanto riguarda il bergamotto, che è estremamente concentrata con turni H24 nel periodo da novembre a febbraio. Una volta che il prodotto è stato etichettato con l'assegnazione del numero di lotto, il trasporto quindi dei camion in cui la merce arriva sfusa sopra, il pastazzo, viene comunque ricevuto e scaricato in questa tramoggia di carico. Da questo punto inizia il processo vero e proprio di trasformazione, in quanto attraverso una serie di cocle e di pompe viene avviato alla fase di pulp wash, che sostanzialmente consiste nel trasferire tutti i principi, e parliamo di bergamotto qui chiaramente, si consiste nel trasferire tutti i principi contenuti negli scorzoni del bergamotto, che sono la parte polifenolica, dalla fase solida in quella liquida, in modo da poter essere successivamente lavorabile. Quindi, una volta che il pastazzo viene scaricato in questa vasca, viene avviato in una parte interna in cui, con un sistema di lavaggi e successive strizzature, tutto quello che è nel solido passa in liquido e prende il nome di succo tecnico di bergamotto. Una volta che il prodotto, la materia prima è entrata dentro, le fasi successive sono
dell'ottenimento del succo tecnico che si è ottenuto nella zona del pulp wash e successivamente l'impedimento dello stesso attraverso la zona di depolpazione che è costituita da decanter e centrifughe. A quel punto il succo tecnico così ottenuto è limpido, completamente limpido, praticamente senza alcun residuo di polpe, viene avviato a questa zona che è la zona di estrazione vera e propria, in cui attraverso questo che potete vedere accanto a me, che sono delle colonne assorbenti, attraverso queste colonne vengono concentrati tutti i principi attivi in modo da rendere praticamente il prodotto estremamente concentrato e si può arrivare anche in principi attivi a oltre 200-250 volte quello che è il contenuto nel frutto naturale. Chiaramente tutto questo è ottenuto in un ciclo continuo H24 e per limitare al massimo gli errori dati dall'intervento umano si è cercato, ove possibile e direi con una buona approssimazione oltre il 70% del processo è gestito con sistemi di automazione quali PLC che controllano dei sistemi di scambio pneumatico per gestire il tutto in modo quasi completamente automatico. I prodotti estremamente concentrati in principi attivi a questo punto devono essere concentrati anche fisicamente e ciò avviene con l'eliminazione di acqua attraverso questo test evaporator della capacità di oltre 7000 litri ora in evaporato che riduce i volumi ancora consistenti fino a 40 volte quelli iniziali. A questo punto il passaggio successivo sta soltanto nel rendere completamente dry i prodotti, eliminando completamente la parte residua di acqua, che è circa la metà una volta che è passato attraverso questo apparecchio.